yoga. La prima fase dello yoga è il sankalpa, ovvero stabilire l'intenzione, cioè che cosa voglio ottenere da una determinata sessione di yoga che dura complessivamente tra i 60 e i 90 minuti. L'intenzione può essere delle più disparate, ovvero l'obiettivo: essere più calmo, più gioioso, più riflessivo, più attento, più concentrato, più flessibile, eccetera. Una volta stabilito il sankalpa nel giro di pochi secondi, si effettua l'OM. L'OM è un mantra universale che serve per centrarsi all'interno di sé. Si utilizza la testa come camera di risonanza, si inspira e poi si effettua quindi per circa 3 volte, quindi ripeto, si utilizza la testa come camera di risonanza. Dopo aver fatto questo, c'è il saluto, Namaste, che significa il sé, la coscienza che è dentro di me, saluta il sé, la coscienza che è dentro di te, ovvero il sé che è dentro di me, onora il sé che è dentro di te, onora e riconosce il sé che è dentro di te. Questo significa Namaste. Dopo aver fatto questo, c'è la rotazione degli occhi. Si rotano gli occhi chiusi o occhi aperti, solitamente si fa occhi aperti, prima in senso orario o antiorario, quindi destra, basso destra, basso, basso sinistra, sinistra, alto sinistro, alto, alto a sinistra, alto a destra. E poi in senso antiorario. Quindi, partendo dalla mia destra, alto a sinistra, alto, alto a destra, destra, basso a destra, basso, basso a sinistra, sinistra. Perché si rotano gli occhi da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, quindi da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, dall'alto in basso e dal basso. Dopo aver fatto questo, ci sono le asane, le posizioni. Durante le asana, le posizioni, mi ricordo soltanto due cose. Tra un'asana e l'altra, ci sono i video e i link per questo, che vi metterò sotto in descrizione, ci sono delle posizioni di riposo. C'è una posizione di riposo in posizione prona, che sarebbe questa. O questa si può effettuare tra una asana e l'altra, rimanete dai 10 secondi fino al minuto se volete, oppure questa. Mentre invece la posizione di riposo, quella posizione supina, è Shavasana, questa. Rimanete in questo caso tra i 10 secondi fino ai 60 secondi, se volete, poi passate all'altra asana. L'ultima cosa, durante le asana, quando si passa da un'asana all'altra, bisogna ricordarsi che durante l'asana, specialmente quelle in flessione in avanti, le gambe si tengono tese in questa maniera, guardate, tipo ballerina, questo è un approccio moderno. Punta significa, quando contrae la propria piede, che il quattricipite si distende. Da questa posizione, se sono neofita, provo ad afferrare o il ginocchio, o il polpaccio, o la caviglia, oppure la bambina. Adesso scatto la ginnastica, se non l'avessi afferrerei la bambina. Se afferro la bambina agevolmente, posso tornare in questa posizione, che è un approccio più moderno, e provo ad afferrare la parte centrale del piede. Questo è più difficile. Ok? Quindi provo a fare questo, tutti gli esercizi dove il busto è flesso in avanti. La cosa importante durante l'asana, la nostra attenzione deve essere divisa. Parte della nostra attenzione passo al respiro, dove posso contare le ispirazioni o le espirazioni come nella meditazione Zazen, oppure posso concentrarmi sulla sensazione dell'ossigeno che l'aria ha all'interno del mio corpo. Quindi mi concentro sulla respirazione da una parte e dall'altra parte invece rimango concentrato sulla posizione del corpo che sento allungare di più, cioè tutta la mia attenzione alla parte del corpo che sento allungare di più in una determinata posizione.
questa maniera quello che faccio non è stracci, ma diventa yoga.